39esima edizione del Periplo del Monte Rosso. Ci siamo, purtroppo la giornata è nevosa, non ci lascia fare la gara che avevamo pensato, comunque un percorso allo stesso molto tecnico, credo che sarà una bella manifestazione. Cadetti e juniores, un minuto alla partenza. Scatenate l'inferno! Via! Ultima prova, la quinta del Crazy Ski Alpe Tour che ha toccato la provincia di Trento, la provincia di Sondrio e oggi ultima prova tocca la provincia di Biella. Siamo proprio alle spalle del santuario d'Europa, partiti alle 9.15 con la gara assoluta maschile e femminile, 10.05 cadetti e juniores maschile. Comunque impegnativo che metterà a dura prova gli atleti che da ogni dove sono raggiunti, parliamo di 192 atleti e quindi questo è un numero importante per questa ultima prova. Siamo qui a vivere assieme il meraviglioso mondo dello sci alpinismo, fatto di passione, fatto di sacrifici, tanti, ma oggi si sono presentati davvero tutti, quelli che soprattutto vogliono da una parte vincere il periplo del Monte Rosso, dall'altra parte vincere la classifica assoluta del Crazy Ski Alp Tour 2015. È stata una bella gara, comunque un bel percorso tecnico e poi l'ambiente carino, tutto nel bosco con questi alberi carichi di neve, è stato proprio bello, mi sono divertito. Bravi anche gli organizzatori che hanno saputo anche cambiare percorso anche in corso d'opera, però nonostante la nebbia era ben tracciato e non ci sono stati problemi. Ma io sono contento della mia stagione, ho sempre fatto belle gare regolari e ho seguito anche questo circuito, quindi sono contento. Oggi io devo ringraziare l'organizzazione perché nonostante il tempo comunque inclemente hanno comunque tracciato una gara divertente e tecnica. Peccato anche oggi non riuscire a guardarsi in giro per il tempo. Complimenti a tutti comunque. Sono contenta anche perché calcolando che sono le mie prime stagioni vere e proprie, sono molto contenta, ho fatto secondo me una bella stagione. Contenta, contentissima, più di così non avrei potuto fare. La gara di casa, quindi un po' di tensione c'è sempre, gara sicuramente bellissima.